Lutri è nato a Palermo, ha studiato a Palermo, ha cominciato a lavorare a Palermo e a Palermo subito ha messo a disposizione degli altri la sua grande capacità organizzativa. Ha fondato una squadra di calcio che aveva un vivaio giovanile importante, si chiamava Baccigalupo e come presidente, gestore e anche allenatore dei ragazzi di questa squadra, Marcello De Lutri ha conosciuto persone che poi successivamente, in anni lontani da quella data, si sono rivelate come persone che avevano delle contiguità con questa enorme cancro, con questo enorme cancro della vita siciliana che è la mafia. Comperai una casa in Brianza, la casa di Arcore, trovammo lì delle scuderie, dei maneggi, delle piste e dissi a Marcello: bisogna trovare un fattore che sappia di cavalli. E a lui venne in mente, dopo che una nostra inserzione andò deserta praticamente, venne in mente di aver conosciuto il parente di un ragazzo che giocava nella Baccigalupo, che si interessava di cavalli perché aveva una fattoria. E questo parente, che si chiamava Mangano, venne da noi con la madre, con la moglie, con due figli, si occupò benissimo di tutti i campi, delle coltivazioni di Arcore e benissimo dei cavalli. E per un anno stette lì, portando a scuola, anzi all'asilo, i suoi bambini, le sue due bambine con i miei figli, portando i miei figli a vedere le corse di questi cavalli la domenica pomeriggio e vivendo una vita del tutto normale e regolare. Fu rapito un personaggio, il principe D'Angerio, era l'occasione dei rapimenti. Il principe riuscì a liberarsi, ma la polizia poi iniziò un'indagine che fece emergere come questo Mancano avesse avuto una serie di assegni a vuoto ed era questo il motivo per cui poi aveva lasciato la sua casa e il suo potere in Sicilia e si era spostato a Milano dicendo sì all'invito di Marcello. Quel signore successivamente lasciò, quando emerse questa cosa, senza che nessuno di noi glielo chiedesse, lasciò spontaneamente l'incarico e successivamente nella sua vita avvennero dei fatti per cui fu accusato di avere dei rapporti con l'organizzazione della mafia. Mi sembra perché partecipò al pagamento di pizzi, di cose presso commercianti, eccetera. Morale fu imprigionato, fu sottoposto a processo, non fu mai condannato per mafia. Se non erro, il principio della pena in Italia è quello di recuperare alla società civile qualcuno che ha sbagliato. Bene, da non so quanti anni si fa un processo a Marcello De Lutri che anche ove avesse sbagliato, e sbagliato non ha, perché non c'è nessun reato come finalità della sua frequentazione con questi signori che si assumono come mafiosi. Non è che si dice lui è stato con questi signori e li ha frequentati per commettere un qualsiasi reato, no! Non c'è una pena, li ha solo frequentati. Ebbene, e allora si vuole recuperare un signore che è stato qualcuno che ha fondato delle associazioni per i giovani, la Baccigalupo, che è stato membro dell'Opus Dei, che è stato un dirigente eccezionale in un'impresa che da niente è diventata grande come Mediaset, che ha una splendida famiglia, che ha una cultura invidiabile, che è un bibliofilo forse tra i più importanti, anzi sicuramente tra i più importanti d'Italia, che ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà, e lui deve essere qualcuno da recuperare alla società. Ma devono essere recuperati alla società questi giudici che lo accusano. Perché un attacco così violento alla magistratura? Solo per rassicurare i vecchi amici che si sentono trascurati? E Veltroni cosa ne pensa? Si siede con Berlusconi a parlare della legge elettorale e fa finta di niente? E la legge sul conflitto di interessi si rinvia dopo le prossime elezioni?